Oggi ci facciamo una chiacchierata su Firefox, uno dei browser principali ma allo stesso tempo molto sottovalutato. Ho deciso di provarlo in modo serio e devo dire che mi sono trovato molto bene e quindi vi racconto la mia esperienza in questo video. Partiamo con un piccolo excursus sulla mia storia con i browser. Chrome è sempre stato il mio browser principale. Punto. Ci sono stati momenti in cui sono passato a Firefox, ma sono sempre durati poco tempo, non so neanche perché, poi sono sempre tornato indietro al caro e vecchio Chrome. A inizio novembre il mio sistema operativo principale è diventato Linux, me ne ho parlato in un video dedicato, e quindi sono stato, tra virgolette, obbligato a passare a Firefox. E quindi ho detto, ciao, installiamo anche su Windows, così da avere le schede sincronizzate, cosa che mi può far comodo avendo due sistemi operativi diversi, e soprattutto per decidere di provarlo in modo serio. E alla fine ho notato che le differenze con Chrome nell'uso di tutti i giorni sono zero. Firefox è notoriamente un browser molto più incentrato sulla sicurezza e sulla privacy. Io non sono un malato di privacy, un malato dal decentramento di Google. Uso Google, la sua suite, ma non ne faccio troppo affidamento, quindi non lo uso come metodo di autenticazione dei fattori, non lo uso per salvare le password, per accedere a siti terzi, ho disattivato la profilazione, ma è comunque inevitabile che, tenendo la sincronizzazione dell'account Google su Chrome, questo va a vedere un po' tutto quello che facciamo e in un modo o nell'altro, anche con la profilazione disattivata, lo usa per il trattamento dei dati, anche perché alla fine Google penetra un po' dappertutto, banalmente nella nostra tastiera del telefono. Ecco, Firefox invece, nonostante ha comunque un account, l'account Mozilla, per garantire la sincronizzazione delle informazioni, salva sì dei dati, ma uno, sono estremamente chiare su cosa manda Mozilla, due, si possono disattivare e se li disattivate quelli raccolti vengono eliminati, tre, rimangono a Mozilla, cioè cosa ne deve fare di Mozilla? L'obiettivo sicuramente non è quello di guadagnare, ma al massimo di utilizzarli all'interno della cerchia dei suoi servizi e quindi hanno un impatto molto più limitato. Sempre parlando di profilazione, Firefox è molto più restrittivo anche sui dati che raccolgono i siti che visitiamo. Va a bloccare CryptoMiner, Fingerprinter, ma anche va a isolare i cookie nella scheda che stiamo utilizzando, in modo che questi non possano uscire e andare a fare profilazione su altri siti. Questa è una cosa interessante che fa di default, anche con la protezione minima, poi con la protezione più avanzata va anche a bloccare proprio tutti i cookie. Cosa che comunque non mi ha dato nessun problema di funzionamento dei siti, a differenza di Chrome, con cui andando a bloccare tutti i cookie, alcuni siti come ad esempio YouTube Studio non funzionavano correttamente. Volendo parlare anche di sicurezza, intesa come attacchi hacker, forse Firefox è un po' meno esposto. È naturale che gli hacker si concentrano sulla fetta di mercato maggiore, quindi su Windows e su un Chrome. Infatti la maggioranza dei cloning delle sessioni del browser avviene appunto su Chrome, però qua c'è il solito discorso da fare, ovvero che il miglior antivirus è la persona che utilizza il computer. Concludendo il capitolo sicurezza, poi andiamo su cose un po' più pragmatiche. Firefox è open source, quindi il codice è visibile da tutti e nel corso degli anni sono nate delle versioni modificate di Firefox molto interessanti. C'è per esempio LibreWolf, versione molto più minimale e più attenta alla privacy, ancora più di quanto Firefox non lo sia il suo, ma anche Tor, il browser quello per andare nel deep web, è basato su Firefox, no? C'è Waterfox che tra le varie caratteristiche permette di installare le estensioni di Chrome. Questione estensioni. È noto ovviamente che Firefox ha molte meno estensioni di Chrome. Stiamo parlando di circa 20.000 estensioni contro le 120.000 di Chrome, ma comunque tutte le estensioni più famose ci sono. Io non ho avuto problemi a ritrovare tutte le estensioni che uso, che sono circa una decina. Manco ovviamente qualcosa di più particolare, più specifico, ma nella maggior parte dei casi ci sono delle alternative, come per quelle generiche, ad esempio i campionatori di colori o di font. In generale, comunque, ho notato che ci sono più estensioni incentrate sulla privacy. Non so, Privacy Possum, che va a falsificare i dati inviati ai siti, Google Container o Facebook Container, che vado a tenere all'interno di Facebook o Google i relativi cookie, in modo che non si spargano sugli altri siti. Ecco, una cosa che mi manca abbastanza su Firefox rispetto a Chrome è la gestione dei profili. Su Chrome si possono creare vari profili per più persone, ma anche senza
persone diverse. Io stesso avevo due profili, uno personale e uno con tutti gli account Google e vari legati alla scuola, e mi piaceva molto avere questa suddivisione. Su Firefox non è possibile, o meglio, ci sono i profili ma gestiti in modo talmente diverso e molto più complesso e non ne vale la pena utilizzarli. Quindi alla fine ho tutti gli account, diciamo, in un'unica finestra del browser. Semplicemente sono andato a creare dei preferiti, per esempio quelli della suite Google, che mi rimandano direttamente a quel programma, per esempio a presentazioni Google, al Drive di quello specifico account. Però vabbè, è una cosa di cui ci si fa l'abitudine. C'è qualche altra piccola mancanza, per esempio le PVA, quindi utilizzare un sito sotto forma di app sia su Windows che mi sembra anche su Android, però sono cose comunque superflue che, ripeto, nella vita di tutti i giorni non influiscono. È per questo che dico che mi sono trovato molto bene su Firefox, perché alla fine non cambia niente rispetto a Chrome nell'uso di tutti i giorni. Le differenze sono minime e legate ad esigenze particolari. In generale ho notato che Firefox è molto più, sì, scarno, ma anche più pragmatico, più dedicato alla navigazione su web. Basta, tu mi usi per navigare su web con tutte le funzioncine dedicate e utili e ormai fondamentali come estensioni e preferiti. La controparte, quindi Chrome, e più in generale tutti i browser basati su Chromium, perché alla fine, oltre Firefox e Safari, tutto il resto è Chrome come base. Negli ultimi anni sono diventate molto pesanti e si stanno sempre più allontanando dal concetto di browser. Ad alcuni potrebbe piacere. Io sinceramente preferisco un browser molto più minimale, che faccia da browser e che non abbia mille cose. Per esempio, Brave ci ha messo dentro le criptovalute, nonostante comunque sia un ottimo browser, lato privacy. Opera e Vivaldi hanno la barra laterale da cui puoi accedere ai social, totalmente inutile. Edge ci ha messo dentro a Copilot, l'intelligenza artificiale, cose che appesantiscono il browser. Firefox invece l'ho trovato molto più leggero, ecco. Parlando appunto di prestazioni, quindi utilizzo delle risorse del computer, è noto che Chrome è estremamente energivoro, ma in realtà bisogna vedere dai punti di vista, perché ho fatto un test con circa 5 video su YouTube in riproduzione, 10 blog aperti, una presentazione Google e due pagine di Notion belle pesanti. E Firefox usava più RAM, 4 giga, e meno CPU, un 15% circa, e praticamente zero utilizzo del disco. Chrome invece, nonostante utilizzi meno RAM, siamo circa sui 3 giga, quindi 1 giga in meno, utilizza più CPU, un 25%, e anche più disco, 2,5%, niente di eccessivo, però comunque Firefox non aveva particolare uso del disco in quel momento. Quindi sì, forse un po' più leggero per il computer, però ripeto, dipende molto dalla situazione personale, quindi dalle caratteristiche tecniche che ha il vostro computer. Ci sono sì siti che fanno i benchmark sui browser, ma mi sembra totalmente inutile. Ne avevo provato a fare uno e i risultati alla fine sono uguali. Firefox da molti viene criticato per l'interfaccia grafica e l'esperienza d'uso. Allora, anch'io l'ho sempre criticato, ma in realtà da ormai 2 o 3 anni hanno fatto un bellissimo redesign e a me come interfaccia piace. Queste schede arrotondate, menu, le impostazioni, a me un'interfaccia tutto sommato piace, è abbastanza fluida, anche se c'è molto da migliorare, tipo la cronologia o la gestione dei preferiti. Già che c'ero, a questo punto ci ho installato anche l'applicazione mobile per provarla a 360 gradi, anche avere le schede sincronizzate. Anche lei è un'applicazione mobile che fa il suo lavoro, è un browser, non è esageratamente fluido, ma sicuramente meno intensivo di Chrome. Insomma, sono soddisfatto di questo passaggio? Sì, neutrale, ripeto, non mi è cambiato praticamente nulla, ma allo stesso tempo sotto il cofano c'è meno profilazione e una maggior tutela della privacy, che sicuramente non fa schifo a nessuno. Boh, questo video mi è uscito così, una chiacchierata sulla mia esperienza con i browser. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e che browser utilizzate voi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!